E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, anche oggi più carichi che mai con il sound giusto per iniziare questa diretta. Sappiate che ogni mese vi proporrò nuova musica, nuovi pezzi per iniziare nel conto alla rovescia di questo live, quindi di questi live anzi. Quindi se mi state vedendo su YouTube e vi state chiedendo ma quale sigla, quale musica, cosa sta succedendo, beh, dovete seguirmi su Twitch perché altrimenti vi state perdendo veramente dei pezzi che Sanremo proprio spostati. Comunque, ritornando seri, ritornando a noi, Bitcoin oggi ha reagito alla grande proprio mentre sembrava aver perso delle aree di supporto importanti grazie al nostro bull numero uno al mondo, il mitico Elon Musk. Io in realtà vi stavo cercando tutte le notizie del caso e l'unica che non ho tirato fuori è proprio quella di Elon Musk, ma ho immaginato che tutti la sapeste, però nel dubbio adesso facciamo che l'andiamo a prendere. Quando proprio, ripeto, sembrava che l'offerta avesse preso il sopravvento, fosse andata ad attaccare l'ultimo pur rimasto, il nostro ultimo baluardo di supporto fino alla prosecuzione, alla conferma poi di prosecuzione ribassista e di rientro quindi all'interno del range, sempre riprendendo le analisi delle volte scorse, è arrivato appunto a gamba tesa il nostro Elon Musk e ha detto: bene, partiamo da oggi, si parte con gli acquisti delle Tesla in Bitcoin. E tra l'altro, questo non era niente di nuovo perché l'aveva già detto un po' di tempo fa, quindi non è che è una notizia che ci ha colto alla sprovvista. La cosa che ha fatto molto piacere, secondo me, alla community di Bitcoin e a noi comunque che vediamo, cioè ci teniamo che il valore di Bitcoin rimanga sostenuto nel tempo, è il fatto che Elon Musk ha deciso che i Bitcoin che incasserà nel momento in cui viene venduta ogni auto della sua azienda, del suo brand, non verranno convertiti in fiat, ma rimarranno esattamente in BTC e finiranno nel bilancio poi di asset dell'azienda stessa, assieme a quel famoso 1,5 miliardi che si era già acquistato al tempo. Quindi mi viene un po' da ridere perché è una sorta di piano d'accumulo, no? Il nostro Elon Musk si è messo a fare un pack su Bitcoin vendendo le sue auto. Ogni volta che vende un'auto, lui fa un acquisto e va a fare un pack nel tempo. Bravo Elon, ottima mossa. Per adesso è possibile soltanto negli Stati Uniti utilizzare Bitcoin come metodo di pagamento, ma presto verrà esteso anche ad altri stati, lo ha detto lui stesso. Adesso qui si è un po' perso tra le varie risposte, eccolo qua: Pay by Bitcoin capability available outside US later this year. Quindi già quest'anno dovrebbe estendere questa possibilità al di fuori degli Stati Uniti. Bravo Elon, hai salvato Bitcoin proprio in un momento che graficamente non era dei migliori. Però scherzi a parte, il grafico di per sé non è che sia brutto, ma anche se fosse rimasto qua sotto, di fatto ci trovavamo sull'area di supporto ed era il momento di capire un po' che intenzione avesse. Poi il grafico lo andiamo ad esaminare per bene verso la fine, però al momento sembra una sorta, vi anticipo già, di bull flag, si chiama così di solito sui libri di analisi tecnica, la chiamano così, un canalino discendente che è un piccolo storno molto debole, non particolarmente violento, appunto da lì il termine bull flag, è tendenzialmente bullish perché non c'è una predominanza assoluta da parte dell'offerta, ma è semplicemente uno storno naturale dopo un movimento rialzista. Ne parliamo più avanti perché sapete, a me non è che piacciono moltissimi i pattern, io preferisco andare a vedere i livelli specifici e il recupero comunque del livello di supporto perso l'ultima volta è sicuramente un gran bel segno. Poi però prima andiamo a vedere le altre notizie e poi le vostre domande come sempre, quindi guai a voi se non siete sul pezzo e carichi con mille domande. Uniswap versione 3, altra notizia molto importante, uscita ieri sera, ieri in tarda serata. Sostanzialmente era da un po' che se ne parlava, anche di questo non era una novità che doveva arrivare, ma non si sapevano le caratteristiche. Io adesso non ve le sto a elencare tutte perché sono molto tecniche e molto specifiche, ma in sostanza vanno a migliorare
La piattaforma su due fronti. Il primo fronte è l'efficienza di quella curva, no, che sapete che è tipica degli automatic market maker, dei DEX in sostanza, che va a gestire un po' il prezzo all'interno dei pool. Quindi migliorando questa curva in sostanza si minimizzerà ancora di più lo slippage, ovvero quando vado a fare uno scambio di un token con un altro ci sarà meno impatto tendenzialmente sul prezzo. Inoltre sarà cambiata l'interazione con gli oracoli, sempre al fine di mantenere un aggancio più preciso col prezzo reale e meno manipolabile. Poi ci saranno delle altre specifiche cose sulla liquidità. La liquidità attiva, vabbè, che anche lì è una variazione in base all'andamento poi dei volumi, ma non ve lo sto a spiegare troppo perché è un casino, anch'io ho fatto un po' fatica a capirlo e forse non l'ho neanche capito del tutto, però fondamentalmente non è cambiato molto dal punto di vista del token. Ecco, il token UNI non ha avuto funzionalità aggiuntive, non ci sono stati incentivi ulteriori e non ha praticamente reagito alla notizia, mi pare di avere visto, perché di fatto, anzi, ieri sera c'era molta hype che poi si è sgonfiata subito, perché se guardate c'è stato un pump immediato, subito assorbito, e poi un follow up di offerta, come vedete, proprio nelle ore di picco successive all'annuncio stesso. In ogni caso, questo ovviamente è bene per l'exchange stesso, perché ha migliorato dal punto di vista tecnico. Poi, altra cosa, allora intanto le chiudo così non mi rimangono lì. FTX, l'exchange capitanato dal mitico Sam, che secondo me diventerà più ricco di Jeff Bezos di questo passo, ne fa un'altra delle sue e vuole dare il nome FTX Arena all'arena dei Miami Heat. Insomma, non è roba da ridere, è la prima volta che succede una roba del genere, se succede, e sostanzialmente stanno negoziando sui diritti appunto per dare il nome a questa arena, che si chiamerebbe poi FTX Arena. E secondo me questo gli aprirebbe anche un po' la porta nel mondo sportivo, e io, conoscendo Sam, ci scommetterei che vuole entrare un po' nel mondo del trading sportivo, delle scommesse e robe simili. Io lo so che lo combinerà e che ne combinerà delle belle. E vediamo come va a finire questa cosa. E sicuramente, al di là di tutto, è una bella pubblicità per il mondo delle cripto, anche se Miami ormai in America è diventato uno degli hub principali proprio per chi vuole operare con cripto, per chi vuole usare le cripto nella vita di tutti i giorni, grazie al suo sindaco che ha delle proposte molto innovative da quel punto di vista lì, in quel settore lì. Poi, ultima cosa, penultima in realtà, domani esce la main chain blockchain di crypto.com, che si chiamerà crypto.org chain, perché così, giusto per dargli un altro nome. No, scherzi a parte, è una cosa molto interessante sulla quale credo che farò anche un video dedicato, perché vabbè, innanzitutto per spiegarvi un po' come funziona, quali sono le sue caratteristiche, cioè qual è il suo consenso, i validatori, i mica validatori, un po' quelle cose noiose tecniche, ma anche per capire poi quale sarà il suo reale utilizzo, perché a quanto vedo dalla prima notizia che ha dato oggi crypto.com, che vuole introdurre gli NFT e il primo drop sarà venerdì, qualcosa mi fa pensare, mi fa nasare che la prima applicazione di massa della blockchain di crypto.org saranno proprio gli NFT. Questa qua degli NFT è una notizia che, caspita, mi ha fatto un attimino sobbalzare, perché vabbè, a parte che crypto.com è bravissimo dal punto di vista del marketing, questa forse è la sua skill numero uno, ma al di là di quello ci sono insomma degli artisti importanti che cureranno, no, che collaboreranno con crypto.com in questo primo lancio, questa prima fase dei suoi NFT, tra cui Snoop Dogg, tra cui Lionel Richie, insomma, come vedete ci sono dei nomi abbastanza conosciuti. E inoltre il partner Aston Martin della Formula 1, anche loro vogliono introdurre degli NFT, sempre nel mondo dello sport. Insomma, secondo me ci sarà della carne al fuoco, visto soprattutto il trend degli NFT. Poi seguirà sicuramente la DeFi, ci metto la mano sul fuoco, e quindi secondo me questa chain varrà la pena tenerne d'occhio gli sviluppi, perché l'ho detto in diverse occasioni,
insomma, dà un certo valore anche al token. Dipende poi da come viene implementato tutto, perché non è che si sa già tutto, tutta la struttura e tutto il funzionamento. Magari domani che viene lanciata se ne saprà qualcosa di più. In tal caso aspettatevi un mio video, perché voglio essere il primo, velocissimo, a trattare l'argomento. Poi, ultima notizia di oggi, cambiano i tassi di interesse su BlockFi, cambiano in negativo. Cosa vuol dire? Non per tutti, perché cambiano solo per le grosse somme. Sostanzialmente, come vedete in questa tabella che vi ho anche condiviso oggi su Telegram, se voi avete meno di un BTC e meno di 100 Ether depositati su BlockFi, fregatevene, non vi cambia assolutamente nulla. Se invece avete più di un BTC oppure più di 100 Ether, allora ci sarà un tasso di interesse ridotto. Di quanto? Allora, guardate, su BTC passa, rimane al 6% sul primo Bitcoin, da 1 a 20 Bitcoin era al 3% e passa, no, com'era? Prima era da 0 a 2,5 Bitcoin al 6%, adesso da 0 a 1 Bitcoin, quindi solo per il primo Bitcoin. Poi da 2 Bitcoin e mezzo in su avrete il 2%. No, è giusto, no, ho fatto ancora confusione. Allora, da 1 a 20 Bitcoin avrete il 2%, perché prima era da 0 a 2,5, 0 e 1, adesso è 0 e 1 e 1, 20, avrete il 2%, mentre prima sopra i 2,5 era il 3, e da 20 Bitcoin in su si riduce allo 0,5, mentre con Ether da 0 a 100, 5,25, esattamente come prima non c'erano limiti, adesso da 100 a 1000 va al 2% e da 1000 in su allo 0,5. Per quale motivo? Beh, sostanzialmente BlockFi adduce come motivazione il fatto che i loro tassi di interesse seguono la domanda e l'offerta. D'altronde io lo comprendo, perché se vogliono rimanere comunque solventi e competitivi sul mercato devono offrire un servizio a un certo prezzo, un certo costo anche ai loro clienti, e quindi devono aggiustare poi di conseguenza quanto pagano. È comprensibile e sinceramente io un po' me lo aspettavo, ne abbiamo parlato più volte, no? Dicevamo, questi tassi di interesse comunque sono molto alti, molto golosi, e non so per quanto possano durare. Quelli sulle stablecoin non sono cambiati, attenzione, anche secondo me anche quelli, insomma, non possono rimanere così alti, sono veramente tanto 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 alti, se ci pensate. Comparateli con la finanza tradizionale, capite subito il gap che c'è. Quindi questa era l'ultima notizia e adesso direi che possiamo passare alle vostre domande, perché in realtà qui ho aperto il mio grafichino intraday, dove ho aperto anche il trade che vi ho condiviso oggi sul nostro Trading Journal. Questo è il nostro solito percorso intraday, no? Che vi sto condividendo volta per volta. Adesso sta andando per ora abbastanza bene, 2 stop loss, 4 trade in profitto, ma comunque alcuni vedete con un profitto ridotto perché ho spostato il take profit. Quindi alla fine del mese vorrei anche fare le prime considerazioni, perché io sto imparando questa materia. In sostanza è un allenamento pratico, no? Fatto con dei fondi di prova, così insieme a voi condiviso, proprio allo scopo di anche commentarlo insieme. A fine mese sto a dire magari, ma cosa ho sbagliato, cosa ho fatto bene in questo mese, devo stare attento allo stop loss, devo stare attento a non chiudere troppo in fretta il trade, tendo a fare le cose troppo velocemente, ecco, fare qualche commento autocritico nonché costruttivo. Per adesso stiamo a vedere come avanza quest'altro trade che vi ho descritto poi già oggi, quindi non sto a ripeterlo. Ecco, bene, adesso però torno da voi e leggo, anzi arrivo da voi e leggo le vostre domande, perché se vi conosco so che ne avete. Allora partiamo dall'alto. Ciao Luca, pensi sia già tardi per acquistare CRO per un eventuale pump per l'uscita della blockchain? Guarda, sì, nel senso, non stare a fare mosse del genere, te lo sconsiglio proprio, di stare a dire io acquisto perché domani esce la blockchain e quindi pompa, perché è una cosa che sanno già tutti da tanto tempo, il fatto che, che stasera tra 6 ore, quello che era, esce la nuova blockchain, e quindi non aspettarti una reazione di qualche tipo. Ecco, l'unica cosa che mi sento
sento di dire, che ho detto già diverse volte, se prima CRO era un token strettamente legato all'applicazione, agli incentivi che dava, e quindi non era neanche particolarmente appetibile come investimento, parere mio che ho sempre detto, tra l'altro, adesso col discorso della blockchain, della loro blockchain, se lo implementano bene, cosa che si vedrà poi immagino nel corso del prossimo tempo, potrebbe davvero integrarsi in, cioè avere valore, valore intrinseco dato anche da quello, vedi l'effetto BNB sulla Binance Smart Chain, insomma c'è da vedere un po' come viene integrato tutto quanto, però mi aspetto davvero grandi cose da CRO nel prossimo futuro, stiamo a vedere. Però ripeto, fare delle operazioni così perché domani c'è la chain, sono cose che diventano veramente gambling, e quindi no, io tendo a sconsigliarle. BlockFi, rischio mossa alla Fineco. No, guarda, in verità ti dico, guarda, queste mosse qui anche da parte di BlockFi mi spaventano sempre meno, perché preferisco vedere una cosa del genere che lasciare dei tassi altissimi e poi magari di punto in bianco fare delle inversioni a U e delle variazioni molto, come dire, significative. Una cosa così alla fine, sì, è vero, è una rogna, perché non hai più, se avevi 50 bitcoin su BlockFi non hai più la rendita che avevi prima, però ci sono anche delle alternative per averla. Se uno ha così tanti fondi, magari utilizza anche le piattaforme DeFi su Ethereum, che offrono comunque degli ottimi modi per mettere a rendita Bitcoin. Quindi non credo, ecco, che cambierà la vita a tante persone. Ciao, mi sapete dire se per continuare a usufruire del 2% di cashback con la red card di crypto.com dovrò continuare a bloccare i CRO per ulteriore tempo, oppure è necessario solo per i primi 6 mesi? Devono sempre rimanere vincolati. Non appena tu li sblocchi, fai l'unstake, tu perdi i privilegi, e attenzione, perché poi per riottenerli devi rifare lo stake con le nuove caratteristiche. Quindi se ad esempio tu l'hai fatto tanto tempo fa, quando richiedevano pochi CRO per fare appunto l'upgrade alle varie carte, adesso ti toccano poi i nuovi livelli. Quindi attenzione, devono rimanere assolutamente in stake. Ciao Luca, domanda ignorante. Ma se su Binance, ad esempio, voglio comprare Bitcoin a 51.000, se metto l'ordine e il prezzo magari ci mette 2 settimane a scendere a 50.000, devo pagare qualcosa per questo ordine aperto in pending? Grazie. Assolutamente no. Tu le fee le paghi soltanto quando ti viene eseguito l'ordine, e non importa nulla se nel frattempo lo metti e lo togli 2.000 volte, ad esempio, oppure lo lasci lì anche per un anno. Tu non paghi nulla su quell'ordine, paghi solo lo 0, quello che è a seconda dei BNB o no e del referral o no sull'ordine stesso nel momento in cui ti viene eseguito, ok? Ciao Luca, ho dei Litecoin che holdo da molto, comprati a prezzo abbastanza alto. Ormai sto sempre più perdendo le speranze in questo progetto, quindi ti chiedo, coin valide alternative? Sapete che non mi piacciono queste domande, perché di fatto quando me le fate io lo so che non avete le idee chiare, quindi io vi devo cazziare, mi tocca cazziarvi, devo fare l'antipatico. Ma perché per me sarebbe facile mettermi a shillarvi le altcoin che ho io, però non voglio farlo, capite? Io voglio che voi vi mettiate lì, ci riflettiate, ve le studiate e alla fine decidiate con la vostra testa, ok? Perché altrimenti diventa veramente una roba di fare le pecore e seguire quello che dicono gli altri. Non si fa così. Io ve le ho condivise in diversi video, le altcoin nelle quali io investo, che sono veramente poche, perché io non sono un grande altcoiner, però davvero, ve lo dico col cuore in mano, fate quello sforzo di capire perché investire in un progetto oppure no, e quanto e come. Vedrete che vi ripagherà molto di più nel lungo periodo rispetto allo scegliere le altcoin che ha shillato qualcuno, perché poi lo fa per i propri interessi. Ehi Luke, faresti un'analisi di Venus? Oh yes, assolutamente. Andiamola a vedere. Non ce l'ho, è XVS BTC. L'avevamo fatta già un po' di tempo fa, Allora, è rimasta tale quale, a giudicare dal grafico, perché noi avevamo trovato due bei livelli chiave, un livello di supporto sotto i 7.500, pool di domanda, qua giù, e un livello di resistenza in zona 10.000-11.000 satoshi, qua sopra. L'altra volta qualcuno mi ha chiesto cosa intendo quando dico sat nei grafici, perché io guardo i grafici in Bitcoin, e quindi, per non stare a dire 0,000001, io vi dico che
ne so, 10.000 sat, ovvero satoshi, è il prezzo che si vede sull'asse Y del grafico. In ogni caso, stessa cosa dell'altra volta, nel senso non c'è direzionalità, vedete si sta un po' sgonfiando il mercato, è un po' morente purtroppo, e al momento non ci vedo tante opportunità, sinceramente. La prima opportunità che vedevo era dal punto di vista, tra virgolette, macro, cioè sul giornaliero, visto che comunque generalmente è molto bullish, uptrend molto forte e attualmente è in ritracciamento. Il ritracciamento sembra essere un po' esaurito, pertanto se riprendo un po' di guizzo rialzista, allora ci potrebbe stare cercare la posizione long. Il che si traduce con un sopra i 10.500 sat, se chiudiamo da queste parti, potremmo usare questa entry area per costruire una posizione long. Altrimenti, per chi invece vuole operare con maggior velocità e cerca magari la posizione un po' più scattante, si può andare a cercarla anche all'interno del range, sempre con le stesse logiche. Se noi prendiamo 8600, questa zona, tac, con questo piccolo pull sopra, possiamo andarla a definire come punto medio del range più o meno. Tra l'altro, guardate, c'è anche una bella respinta netta che avviene proprio qua, che origina esattamente su queste candele, e lo conferma, vedete, siamo sempre lì. Quindi se andiamo a navigare qua sopra, magari ci può stare una sorta di cavalcata, permettetemi il termine, di questo piccolo movimento dalla metà del range al range high, basta. Però altrimenti, ripeto, non ci sono tanti volumi, non c'è tanta direzionalità, quindi non mi fa proprio impazzire come grafico, ecco. Bene. Allora, ti chiedo un commento su Theta, Polkadot e Algorand, che ne pensi? Allora, beh, Theta è un progetto molto interessante e sicuramente sta avendo già impatto sul prezzo la cosa, e il grafico è abbastanza esteso, quindi sinceramente lo trovo intoccabile, mio parere. Io non vado ad agire sui grafici estesi, mi perdo molti movimenti, è vero, però che dire, io la vedo così e vi condivido il mio modo di vedere, non posso inventarmi qualcosa che non penso. Poi Polkadot invece è un po' in ritardo rispetto a Kusama, perché adesso si sta muovendo il mondo di Kusama, come immagino sappiate, cioè ci sono le prime aste delle parachain, ci sono i primi progetti interessanti che arrivano allo scoperto. Polkadot, è bellissimo il grafico, nel senso guardate com'è ben fatto, ha un bottom costruito in tanto tempo che poi è stato rotto e adesso ci stiamo arrivando di nuovo sopra, quindi questa è una bella zona di accumulazione anche per costruire una posizione da swing trader, nel senso da andare a cercare poi la prossima leg up quando magari l'hype si sposterà di nuovo da Kusama a Polkadot e appunto andare a seguire un po' questa cosa. Però non è affatto male. Algorand non l'ho mai seguita, ti dico la verità, però ci andiamo a buttare un occhio se ti va. Il grafico non è affatto bello, anzi è atroce, oserei dire, è decisamente atroce, e quindi personalmente non la toccherei una coin con un grafico del genere. Ti parlo da speculatore, per l'amor di Dio, non voglio dire che fa schifo il progetto o robe del genere, io sto solo guardando il grafico, mi sto limitando unicamente a questo, però con un grafico di questo tipo io personalmente ne starei abbastanza alla larga, perché se lo guardiamo anche sul settimanale, comunque vediamo che siamo belli compressi in una zona di bottom, in questa sorta di range, non so come definirlo in altro modo, con l'ultimo minimo tra l'altro che è un lower low di nuovo, questo potrebbe essere un lower high, c'è da vedere un po', è molto anomalo come grafico, il tutto condito da l'arrivare da un downtrend che sembra veramente cercare di scavare una fossa profondissima. Non lo so, non mi convince il grafico, non mi esprimo sul progetto perché non lo conosco abbastanza e non è giusto dire andarlo a giudicare se non lo si conosce, però sul grafico mi sento di dire questo. Bene, ciao Luca, cosa ne pensi di Cardano, dell'andamento di Cardano? Ormai tutte le volte lo guardiamo, beh io lo guardo, voi me lo chiedete, io lo guardo. Allora, niente di più e niente di meno di quanto detto l'ultima volta, quindi c'è la punta, la solita punta, tac, qua,
che poi vabbè, ha fatto il top qui quando c'era l'annuncio di Mary dell'hard fork, quello che è. Questo era il pump di Coinbase, questo il listing di Coinbase, altro top. Adesso sta stornando, quindi c'è da vedere dove trova il low, perché se trova il low di nuovo da queste parti non benissimo, perché potrebbe essere un bel test e spalle che poi va a collassare a ribasso. Se al contrario dovesse trovare il low da queste parti e ripartire rompendo questo cluster in zona 2350, allora lì bene, e si potrebbe anche pensare a una posizione eventualmente long, perché potrebbe diventare o una lateralità, un'accumulazione, oppure meglio ancora andare a fare un equal high e quindi andare ad attaccare le resistenze per cercare eventualmente dopo nuovi massimi. In ogni caso, ripeto, sarebbe una cosa positiva. Allora, cosa mi sono perso? Niente. Ciao Luke, quando finirà la situazione Covid promettici che organizzerai un bel meeting dei gasati, sarebbe bellissimo, ma lo faremo, ci potete giurare che lo faremo. Adesso che ho tempo libero e che finalmente mi sono buttato al 100%, lo faremo, e come, ne faremo tanti di meeting. Dove siamo? Eccoci. Domanda: spesso sui time frame bassi, tipo 15 minuti, si vedono candele molto lunghe di uguale dimensione in determinati momenti. È un caso o sono particolari movimenti organizzati di balene o grossi fondi? Guarda, cioè, a volte sono casi, nel senso magari ci sono delle liquidazioni di massa o cose di questo tipo, però io vi butto lì una chicca. Allora, andiamo a vedere Link Perp ad esempio su FTX, ok? Perché su FTX? Lo capirete tra poco. Time frame un minuto. Vi voglio far vedere una cosa. Vediamo se è ancora valida. Sembra di sì. Allora, forse voi non lo notate perché non avete abbastanza risoluzione, cioè è veramente piccolo, però guardate cosa accade qua. Sto ingrandendo. 1,02. Lo vedete il volume qua sotto? Tac. C'è questo pump, ok? 1,02. Andiamo indietro di un giorno. Vediamo, tac, no. No, ho sbagliato, ho rimpicciolito la finestra, non volevo. Andiamo indietro, andiamo indietro, andiamo indietro. Siamo alle 3, siamo alle... Tac! 1,02. 1,03 in questo caso, però siamo sempre lì. Come mai? Ve lo spiego io come mai. Perché su FTX ci sono i token Bull e Bear. Ce li avete presenti quali sono? Sono quei token in leva. Token in leva funzionano in questo modo: loro si espongono con una leva 3 per long o short sul mercato, e cosa fanno? A fine giornata si ribilanciano per recuperare la leva sempre a 3 per. Come si ribilanciano? Andando a comprare a mercato il perpetual, ed è lì che arrivano quegli ordini giganti. E la cosa bella è che sono prevedibili, perché se il token bull o bear che è si deve ribilanciare vendendo, ti andrà a sbattere fuori un market sell gigante, e quindi tu sai che all'1,02 ci sarà un market sell gigante, ok? E allo stesso modo, se c'è un ribilanciamento in acquisto, ci sarà un market buy. Questo ovviamente non è che ti fa fare milioni così, però è un'inefficienza che si può conoscere, capito? E questa è la cosa interessante, perché spesso poi questo si traduce con delle shadow, delle candele, cioè dei market sell, market buy enormi, che ci si può andare a fillare dentro e andare a fare qualche piccola speculazione di breve. Questo giusto per farvi capire che i grafici nascondono molti segreti, e saperli trovare a volte può essere veramente, veramente una... può dare una bella ricompensa. Ecco, benissimo. Allora, torno da voi, però ecco, non è che ogni volta che c'è un movimento strano su un time frame breve vuol dire che c'è qualcosa. A volte succede, a volte no. Allora, dove siamo finiti? Eccoci qua. Domandona: ora siamo tutti felici per questo bull market, ma noi holder come possiamo prepararci all'inevitabile prossimo bear? Allora, guarda, questa domanda mi piace, perché comunque fa capire che c'è il mindset giusto, ok? Quindi come proteggersi in un bear market? Potremmo addirittura dedicarci un video, potrebbe essere interessante andare ad approfondire alcune tecniche. Fondamentalmente ce ne sono varie. Allora, si può utilizzare o i derivati, quindi andare a coprire con delle posizioni short un po' alla volta. Chiaramente bisognerà decidere se si vuole più
tendere alla neutralità, ovvero tendere a vendere di più quando si vedono dei segnali di inversione, oppure tendere a rimanere in Bitcoin anche, cioè fin proprio che il trend non è palesemente ribassista, ok? Cioè io preferisco rimanere il più possibile in Bitcoin o andare in Fiat il prima possibile. Lì c'è un po' da definire la velocità della nostra operatività di copertura. Perpetual no, i futures a scadenza, così si fa anche un po' di cash and carry volendo. Poi, seconda cosa, i take profit, ovviamente, coprire le posizioni con dei take profit. Terza cosa che si può fare è andare a utilizzare le opzioni, cosa un po' più da pro forse, però utilizzando le opzioni si riesce anche lì a coprire le proprie posizioni in maniera anche furba, no? Sono molto più dinamiche della copertura con i futures le opzioni, perché si può andare a ottenere una copertura veramente personalizzata. Poi che altro si può fare? Beh, utilizzare ad esempio le piattaforme di rendita per andare a ottenere un APY, un guadagno, una rendita che va un po' ad ammortizzare cioè l'eventuale dump, cioè io lo chiamo dump ma non intendo il crollo, cioè l'eventuale fase ribassista, e bisogna un po' combinare questi vari strumenti per ottenere un po' l'esposizione che si vuole. Ce ne sono? Beh, magari lo approfondiremo, può essere un argomento interessante, grazie. Ciao Luca, primo commento, anche se ti seguo da un paio di mesi, benvenuto allora, grande. Puoi guardare Mana BTC? Assolutamente lo guardiamo, Mana BTC. Eccoci, allora, molto bene, trend NFT qua si fa sentire alla grande. Dunque, partiamo dal settimanale, perché mi sembra un grafico che vale la pena analizzare sul settimanale, però, c'è anche da dire che l'ultima candela settimanale verde ha spazzato via qualsiasi cosa, e quindi insomma ha poco senso adesso riflettere lì. No, beh, non è vero, perché possiamo andare a definire un paio di livelli, tipo questo, ce la posso fare, questo, eccoti, e questo, tac, e questo, tac, doppio addirittura, wow, benissimo, questi sono i livelli un po' principali dal punto di vista settimanale. Adesso torniamo a noi, torniamo al giornaliero. Ecco, il giornaliero non è male perché è un po' d'accumulazione, è un po' un andamento che sembra accumulativo, una sorta di un misto, no, tra un triangolo e una specie di bull flag, però sembra appunto un andamento accumulativo. Abbiamo lo spike rialzista e il prosciugamento dei volumi nella fase invece di storno, tipico andamento ribassista. Quindi è totalmente lecito per chi vuole prendere una posizione, per chi sta cercando di costruire una posizione su Decentraland, su Mana, andare a cercare, volendo già il long adesso, con la possibilità di dire: se chiudiamo qua sotto i 1400, che era il livello che abbiamo visto prima, io taglio e vado di stop loss, vado di chiusura della posizione. Questa è una delle possibilità che si possono attuare su ipotesi appunto di accumulazione. Non vedo altro, perché per parlare di un entry valido sul ritracciamento dobbiamo aspettare i 1000 e dintorni, perché di fatto è partito in verticale, quindi non lo so, non vedo altre possibilità al momento. Allora, Coinbase e DeFi? In che senso? Cosa succede? Cosa combina Coinbase? Ciao Luca, ho appena completato oggi l'ultima stagione delle tue lezioni di trading consapevole, fantastico, grazie davvero, la trovate su YouTube gratuita per tutti, e se avete dei feedback datemeli, perché in questo periodo, come avete visto, sono carico con questi mini corsi. Ve ne ho fatto uno sugli investimenti a lungo termine, uno sul come mettere a rendita le cripto, e perché no, si potrebbe andare a sfornare una nuova stagione dedicata al trading, chi lo sa, sono aperto a feedback, lo sapete. Ciao Luca, cosa pensi succederà a CRO con il lancio della mainnet domani? Crollerà? No dai, non lo so, guarda, ti dico, è più possibile... Non è vero che è più possibile, stavo per dire una cazzata, stavo per dire più possibile che crolli rispetto a che pompi, perché di fatto si sapeva già che c'è la main chain domani, e quindi domani fa il sell the news. Però se domani crypto.com se ne esce con una bomba del tipo, dice: bene, facciamo, è uscita la blockchain, domani ci sono gli NFT, tutti gli holder di CRO otterranno un NFT, boom, via, vedi te che pompata che ti fa. Quindi non lo so, è una scommessa, non ti so rispondere davvero.
Dunque, ciao Luca, opinioni su Ankh, inoltre meglio SafePal o Nano X? Allora, Ankh non lo conosco bene il progetto, non ti so rispondere. So che si occupa di dare soluzioni, se non erro, di staking chiavi in mano. Quindi, ad esempio, se vuoi fare il tuo nodo validatore, se vuoi partecipare a un pool di validator, così. Però non lo conosco in maniera troppo approfondita. Mentre su SafePal e Nano X ti dico, tutti e due sono ottimi, quindi scegli in base alle loro funzionalità, alla portabilità e a quello che ti serve. Però sono entrambi assolutamente ottimi. Li ho recensiti tutti e due, se ti interessa. Dunque, vediamo, stavo leggendo un po' di domande. Volevo chiederti se usi YieldWatch e cosa ne pensi. Non lo conosco bene, no, non l'ho mai usato, però mi pare che sia quello che ti monitora gli APY, giusto? In tal caso è interessante. Luca, freniamo per una lettura di Cilic. Andiamola a fare, CHZ BTC. Allora. Ah, curioso, eh? Sembra che voglia accumulare, ma in realtà non del tutto, perché potrebbe sembrare anche un triangolo ribassista questo, più che un'accumulazione. No, mi correggo, non sembra un'accumulazione. Non lo so, cautela qua, perché ha fatto un'ascesa verticale. Quindi è iperesteso veramente ai massimi, sto grafico, e adesso si è un attimino frenato. Si è creato un pool di offerta qua sopra. Andiamo a fare anche due linee, così da fare i professionisti come si deve. Tac, tac, tac. Allora, eccoti qua. Poi, cos'altro abbiamo che possiamo andare ad aggiungere? Beh, un range low qua, con tanto di pool di domanda, sempre per fare i professionisti. Eccoci, e al momento stiamo un po' grattando questo range low, quindi attenzione perché se usciamo da questo range, la prossima fermata potrebbe essere 450, quindi io ci andrei molto cauto con Cilic, mi raccomando. E basta, basta. Mi stava venendo una battuta pessima, ma non so se farvela o no. Ma sì, ve la faccio. Lo slogan nuovo è: nel mio intimo c'è Cilic, basta. Ora me ne posso andare. Allora, nell'airdrop di crypto.com daranno NFT a tutti? No, è un drop, attenzione, è un drop, il che vuol dire che ovviamente si pagano, è un lancio, insomma. Bene, cioè, cos'è? Ecco, volevo chiederti se conosci le piattaforme CeFi, Uodler e Coinloan. C'è la possibilità di depositare euro con una rendita del 12%. Ho visto solo che la prima sede c'è a Cipro e la seconda in Estonia. Che ne pensi? Guarda, ti dico la mia sincera opinione. Coinloan non mi piace, non mi sembra trasparente, mi sembra una di quelle che appunto si nasconde, cioè fai fatica a trovare le loro informazioni, hanno appunto la sede un po' nascosta, non si capisce bene dov'è e devi andare a scavare sempre all'interno del sito per trovare qualche informazione, non lo so, non sai, non, poi non dà molti numeri sui prestiti che fa, dice informazioni generiche. Ripeto, non mi dà quella sensazione di affidabilità totale di cui io ho bisogno assolutamente quando voglio usare una piattaforma di CeFi. E te lo dico contro i miei interessi perché hanno il programma di affiliazione più bello del mondo, loro di Coinloan. Cioè, veramente, pagano tantissimo i referral. E io però ti dico, non ve lo spammo neanche per scherzo perché sono il primo a non fidarmi granché. Poi oh, non vuol dire che fa schifo, è la mia opinione, come al solito, è soltanto un'opinione. Secondo te, dove converrebbe orientarsi riguardo al mining? Quale cripto? Vorrei provare più per curiosità tecnica che lucro. Allora, io so che ultimamente va molto di moda Ravencoin, soprattutto tra i miner di Ethereum, perché è un'altra che si può minare con GPU. E soprattutto in vista poi dell'AP 1559 dello switch Ethereum 2.0, quindi il mining su Ethereum tenderà un po' a morire e appunto si vogliono spostare in tanti lì. Però ripeto, io non sono, cioè ripeto, lo dico, io non sono un grande esperto di mining per non dire che so quasi niente. So solo che appunto se uno vuole fare mining in maniera seria, deve farlo in maniera seria, quindi non amatoriale, altrimenti veramente si parla di poco.
E Uwodler, Uwodler in realtà l'ho recensito, l'avevo recensito tempo fa e anche di quello avevo detto che non mi convinceva granché, motivo per cui poi non lo uso. È molto speculativo come modello, non lo so, non mi aveva anche lì dato quella grossa fiducia. Buonasera Luca, grazie per l'informazione gratuita che ci dai. Come lo vedi One Inch? Lo andiamo a vedere. Allora, come exchange ottimo, come DEX, come progetto e tutto quanto. Il grafico è da vedere un po' come va. A parte che mi aveva preso uno stop loss, quindi mi sta antipatico One Inch. Avevo fatto una posizione long qua al tempo e mi aveva stoppato per poi ripartire. Solito, no? Classico. Oltre che I only buy the top, ci vorrebbe la nuova canzone dedicata a me che è I only sell the bottom, però vabbè, è un altro classicone. In ogni caso, allora adesso abbiamo la possibilità di andare a formare una sorta di testa e spalle rovesciato, una roba di questo tipo, a patto che adesso la domanda si faccia un po' sentire. Ti dico, l'ideale per una formazione, un costrutto di questo tipo sarebbe vederlo gravitare qua sopra, cioè se adesso mi riparte, mi va a finire qua sopra, è veramente una bomba, perché abbiamo low, lower low falso, perché a sto punto si rivela falso, equal high, ed è veramente uno dei costrutti di bottom più belli che possano esistere. Scusate il termine troppo tecnico, troppo professionale, che è belli, però insomma secondo me rende l'idea, è veramente, fa vedere che c'è domanda e che è aggressiva e quindi fa venire voglia di cercare il long. Però per ora, anche ti dico, se dovesse andare a riprendersi questo livello, io forse lo aspetterei comunque qui, perché c'è da vedere un po' quando finisce, si esaurisce questa ondata, questa fase ribassista, questa spinta ribassista che al momento c'è. Allora, dove siamo finiti? Twitch va a pedali oggi, impossibile seguire, mi spiace. Ciao Luke, buonasera, ti volevo... ok, questa l'abbiamo già letta. Puoi fare un video dove spieghi come funzionano gli smart contract di Ethereum, ma potresti consigliarmi qualche libro da leggere su questo argomento? Guarda, occhi chiusi, Mastering Ethereum ti spiega proprio come funzionano gli smart contract da un punto di vista tecnico. Io l'ho letto, però non ho le competenze informatiche e tecniche per spiegare nel dettaglio come funzionano. Sono dei programmi, in sostanza, che tu vai a mettere su blockchain, quindi rimangono lì e sono sempre attivi, prendono degli input e ti generano degli output in base alle funzioni che ci sono al loro interno. Come input tu puoi avere una transazione che contiene Ether, token o dati, e come output idem, ok? Però detto così lo sanno dire tutti, però capire poi come funziona all'interno, quali sono le funzioni, cosa possono fare, lì ti direi di leggere Mastering Ethereum, ne vale la pena. Ma chi è quel pazzo che tiene 20 BTC su BlockFi? E chi magari ne ha 5.000 e dice, ma di sti 20 cosa ne facciamo? Ma sì, buttiamoli lì su BlockFi, amen. Dunque, quando esce PayPal in Europa con le cripto? Non lo so, sai, non te lo so dire. Non ci sono neanche delle date, credo. Luca, Stellar e Ripple detto dal cinese. Stellar e Ripple li snobbia la grandissima. Perché? Perché hanno dei grafici che sono abbastanza pietosi. Poi vabbè, Ripple è Ripple, quindi io non lo voglio neanche sentire. No, scherzo. Ripple però non, fondamentalmente non mi piace. Stellar, dal mio punto di vista, non è brutto come progetto, però mi sembra un po' incartato e mi sembra che non lo stia usando quasi nessuno come piattaforma. E quindi da lì il mio disinteresse. Volevo chiederti cosa ne pensi di SafeMoon. Non lo conosco purtroppo. Ciao Luca, come stai? Bene, grazie. Potresti parlare di Tron e magari dare un occhio anche a TRX USD? Allora, Tron ultimamente sta cercando di cavalcare un po' l'hype degli NFT, della DeFi. C'è qualche applicazione DeFi anche su Tron, però insomma non sta un po' reggendo, non sta tanto reggendo bene la competizione. Io volevo questo, però eccolo. Allora, in USDT il grafico non è nemmeno malvagio, a dire la verità. Facciamo un po' di pulizia e partiamo da un time frame un po' più da cristiani. Cosa ci dice? Ci dice che abbiamo il breakout da questo livello 0,038, poi
il retest c'è stato, un'altra proiezione a rialzo e adesso il grafico è un po' sporco perché questi due high sono molto vicini e quindi c'è un po' di rischio di esaurimento del trend. Dunque, di supporti ne abbiamo uno qua, tac, con tanto di estensione fin qua, volendo, fino a 0,0054. E andiamo a vedere il daily per farci un'idea un po' più chiara. Di fatto si conferma perché qui abbiamo un cluster e qua sotto abbiamo una zona di domanda. Bene, poi se la domanda è vale la pena prendere posizione oppure no, beh, è un, cioè il grafico è bullish, non è neanche male, quindi potrebbe essere uno spunto di long in questa zona con stop loss magari qui inizialmente oppure qui sotto, però in caso di chiusura della candela non è neanche brutta, ti dirò, come posizione. E sull'eventualità poi di una continuazione rialzista oppure di un rimbalzo, quantomeno fin qui già un po' di take profit lo si può anche fare. Schifo non fa. Fammelo vedere su BTC per curiosità. Su BTC vedi invece i connotati cambiano assai. Guarda te che roba, su BTC il grafico è osceno. Che storia questa, che i grafici contro Bitcoin e contro USDT a volte sono talmente diversi grazie al fatto che comunque Bitcoin ha fatto quel pump pazzesco. Il grafico Tron BTC è spiaccicato a dei minimi storici, quindi è abbastanza intoccabile. Non lo so, forse c'è di meglio, boh. Non saprei neanche, anche perché è talmente fatto un downtrend che poi adesso è spiaccicato in una zona a bassi satoshi, quindi un minimo aumento anche in questa zona è comunque in percentuale importante. Guardate, questo è un più 30% ad esempio e non sarebbe neanche così assurdo. Non lo so, è un grafico strano. In USDT non è male, dai, mi limito a dire questo, facciamo così. Allora, poiché a breve devo ribilanciare il portafoglio e tra un mese inizio un pack su BTC, ha senso fare un take profit del 50% su una cifra di BTC che ho già a rendita ora che il prezzo è alto o non ha senso secondo te? Allora, dipende, nel senso, cioè dovresti saperlo tu, ok? Perché vuoi vendere Bitcoin? Cioè vuoi iniziare un pack ma nel contempo vuoi venderne una quota? Non capisco, cioè se quella quota lì si riferisce a una posizione speculativa che avevi o di swing trading o di cavalcare un trend, allora può avere senso. Però se quella posizione che già hai fa parte di un investimento che tu vuoi costruire, deve rimanerci dentro, allora cioè potrebbe tranquillamente rimanere lì dov'è o magari valutare un ribilanciamento. Puoi valutare un ribilanciamento, non lo so, dipende dagli obiettivi che uno ha. Ciao Luca, non riparli di Alfa dopo il break di oggi? Andiamoci a dare un occhio. Allora, attenzione però al break, perché guarda cosa sta combinando. Alfa sta facendo uno scherzetto, potrebbe essere un falso break, attenzione. Attenzione, questo è il motivo per cui spesso vale la pena attendere magari uno o due giorni in più e vedere se i break si confermano oppure no, perché altrimenti si rischia di farsi intrappolare e di andare a cadere vittima dei classici falsi break che nelle cripto sono una quantità industriale, davvero. Addirittura si potrebbe operare sul setup di falso break con uno short con stop loss qua sopra, ok? Perché i falsi break di per sé sono un setup, a patto che adesso appunto chiudiamo in falso break, attenzione. Bene amici, grafici time direi, cosa dite? C'è un po' troppo spam qua, dite, ma forse potrei togliere i messaggi di chi si iscrive, per esempio. Ciao Luca, pensi che nelle drop di crypto.com daranno NFT a tutti? Ma non lo so, non credo, magari ai top holder di Cro, non lo so, qualcosa si inventeranno, vediamo. Se volete minare col PC preparatevi i tappi per le orecchie, ma direi che minare col PC è abbastanza fuori portata, no? Io credo proprio di sì. Allora, grafici, Bitcoin, cosa ci combini? Allora, oggi effetto Elon Musk, ve l'ho detto, sono curioso di vedere come si risolve, come si chiude la giornata, perché di fatto al momento sembra esserci un gran assorbimento, ok?
E se l'assorbimento porta di nuovo a perdere il nostro low che sembravamo aver recuperato, e allora, insomma, c'è il rischio poi di fare un'altra leg down. Il che non è una tragedia, perché non stiamo già parlando di bear market. Questa è solo una piccola correzione in prossimità del top durante una fase rialzista molto forte, molto energica. E quindi il fatto che corregga di per sé è un bene. Abbiamo scartato l'ipotesi accumulativa che avevamo ipotizzato all'inizio quando avevamo visto questo triangolo. Quella è accantonata. Al momento ci troviamo in un'ipotesi di storno, ok? Quella che all'inizio abbiamo chiamato bull flag. Ma quindi la domanda è: lo storno continuerà per quanto continuerà, oppure adesso che c'è stata anche quest'altra notizia pomperemo e ripartiremo verso nuovi massimi? Beh, ce lo sta dicendo il grafico in un certo senso, perché se il grafico oggi avesse chiuso con una candelona verde che ad esempio si andava a rimangiare questo cluster qui perso, allora era un messaggio chiaro di voler ripartire. Ma il fatto che abbiamo continuato questo storno, questa bull flag, questo andamento di correzione caratterizzato da lower highs e lower lows, ci sta di fatto dicendo che l'intenzione al momento sembra quella di continuare a ribasso. Il fatto che la cosa da tenere d'occhio proprio in soldoni concretamente per capire come muoversi, cosa accade, cosa ci dice il grafico, è di andare a vedere i livelli chiave che va a perdere o a recuperare. Mi spiego meglio. In questo caso abbiamo perso ieri i 55.500, questo livello qui. Li abbiamo persi e abbiamo chiuso a 54.000, ok? Quindi questa cosa significa lower low, banalmente. Abbiamo perso un supporto, abbiamo chiuso più in basso. Sul breve è tutto questo, sto dicendo. Poi lo step successivo è la ricerca del high, perché il mercato oscilla, fa degli high, dei low, e c'è da vedere se è più alto, se è più basso, se è uguale, quanto è più alto, quanto è più basso, che volumi lo accompagnano, la candela è piena, la candela è shadow, tutti questi indizi che ci fanno capire sostanzialmente due cose: quanto è forte la domanda e l'offerta, e soprattutto quanta direzionalità c'è in un movimento, cioè continuità nel tempo della domanda dell'offerta oltre al singolo impulso della singola candela. In questo caso abbiamo avuto un recupero del livello stesso, ok? Siamo arrivati fino a sfiorare addirittura di nuovo il cluster, e poi l'assorbimento, quindi abbiamo una candela per ora, e ripeto, perché poi va esaminato a fine giornata, però per ora abbiamo una candela composta per la maggior parte da shadow. Vuol dire offerta in una candela verde, quindi non dobbiamo farci ingannare dal verde. Questa non è una candela positiva se chiude qua sotto, ad esempio. Inoltre abbiamo una candela che ha provato a rompere questo livello che abbiamo perso l'altro ieri, ma non c'è riuscita perché di fatto l'offerta che si è palesata proprio lì sopra l'ha respinta e l'ha schiacciata sotto al livello stesso. Quindi ripeto, se chiudiamo qua, che è l'ipotesi che stiamo facendo adesso, abbiamo un fallimento di recupero del livello, una candela formata per lo più da shadow, il tutto in un quadro di lower highs e lower lows, e quindi capite bene che le probabilità giocano a favore della prosecuzione ribassista ancora, quindi c'è buona possibilità di un'altra leg down nel tempo, non un dump del 50%, perché comunque questo andamento è abbastanza organico, è abbastanza, come si può definire, è un andamento tranquillo, passatemi il termine, è uno storno caratterizzato da oscillazioni abbastanza di lunghezza simile l'una all'altra, senza picchi particolarmente esagerati, e quindi è uno storno in piena regola, una correzione. C'è da andare a capire questa correzione dove incontrerà abbastanza domanda per terminare, perché finché continua così, perché si chiama bull flag questa? Perché, come vi dicevo, una correzione molto tranquilla, non ci sono i dump così super direzionali. Qua la direzionalità è data da quest'ultimo impulso rialzista, poi qua è più tranquillo, ok? Questa è la differenza. Quindi di solito in queste correzioni qui, a un certo punto si arriva ad un prezzo tale per cui la domanda inizia
a sopraffare l'offerta e si ha il primo impulso di domanda. Ecco, lì è il segno che potrebbe essere in fase terminale questo storno, questa correzione. Quindi è il primo segno che si può iniziare ad andare a cercare anche il long speculativo. In soldoni, come si traduce tutto ciò? Beh, con ad esempio un, che ne so, lower low e poi equal high, e poi magari andiamo a fare una sorta di bottom con testa e spalle rovesciato, o anche banalmente così, e poi andiamo subito a romperlo, oppure così, un minimo pullback e lo rompiamo, una W per capirci. E quindi questa è una possibilità, altrimenti un'altra possibilità è che andiamo giù piano e poi c'è un engulfing bullish. In questo caso si va a cercare il primo setup long, anche volendo sull'intraday, per chi vuole andare ad aggredire il grafico, andare ad aggredire il mercato, entrare a tutti i costi, si scala sulle 4 ore, si va a prendere quell'entry lì e ci si va a posizionare con il dovuto stop loss. E quindi queste sono due possibilità, altrimenti per chi ci tiene ad abbassare il prezzo medio di carico con accumulazioni sui vari supporti, uno va a identificarsi i supporti principali e va a proseguire il suo piano di accumulazione sbattendosene della parte trading e di quant'altro. Questo è quanto. Al momento, ripeto, il primo segno di recupero sarebbe il, vabbè, il low reclaim è sempre il primo segno, ma non sufficiente, perché di fatto non va a invalidare né gli high né i lows, perché va a continuare il regime che c'è, ma comunque ci fa capire che un po' di domanda è viva, ok? Va a recuperare un livello perso, quello un po' di segno ce lo dà. Poi la conferma di quello sarebbe o l'andare a fare un equal high come prima cosa, come minimo, o addirittura un higher high, e poi andare a cercare il low e farlo più in alto, ok? Un higher low è un segnale che è già abbastanza forte per andare comunque a voler cercare il long. E altrimenti, se cioè ve l'ho detto, segnale la situazione è ribassista fino a prova contraria, perché siamo in lower highs, lower lows, e la conferma ce la dà proprio la chiusura qua sotto e un'eventuale prosecuzione di uno storno sempre con questo ritmo che stiamo avendo. Il prossimo livello chiave, se perdiamo quest'area di supporto che ormai ci siamo dentro, l'abbiamo sbranata tutta, è la zona dei 52.000. Questo cluster di prezzo qua, ok? A scendere abbiamo i 49.000/49.500, quest'altro cluster qua, e poi abbiamo il nostro baluardo 45.000/46.000, insomma questo livello e questo pool che appunto sostengono il tutto, creano questo gigantesco range che se viene perso a ribasso non ci siamo tanto bene, perché poi abbiamo l'area di supporto appena qua sotto che potrebbe essere l'ultima salvezza per recuperare il range, altrimenti qua si può parlare davvero di un inizio di inversione anche del trend, però è ancora lontana, non conviene pensare così avanti perché è inutile, già non si può prevedere quello che accadrà domani. Quindi andiamo step by step e ci aggiorneremo nel tempo. Poi andiamo a dare un'occhiatina a Ethereum, direi. Engine nel frattempo se ne frega e continua a pompare, allucinante. Ethereum che, aia, maluccio, 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 continua la sua discesa e va ad aggredire quest'altro supporto che mi sa che deriva sempre dal time frame settimanale, sia un pool di domanda. Vediamo un po' come reagisce, se lo perde a un ulteriore segno di indebolimento. Ethereum non se la sta passando bene dal punto di vista grafico, questa punta molto brutta che ahimè non lascia tanto spazio all'interpretazione. Per recuperare dovrebbe andare a recuperare gli 0.0335 perlomeno, primo segno. E però comunque c'è questa punta sopra che non lo rende comunque tanto interessante, ahimè, ahimè, mio caro Ethereum. Poi cos'altro abbiamo da vedere? Dunque, oggi non è una gran giornata per le alte. Andiamo a vedere la dominance sul daily, però, perché io di solito me la guardo lì. Sempre sta noiosissima lateralità, mamma mia, oh, le altcoin zero spunti in questo periodo, veramente zero spunti. Lateralità sulla dominance zero spunti, finché non ricominciamo a rompere sotto i 60% di dominance, di come dire, di
alt season, di bull market, delle altcoin, quello che è, non ce n'è traccia. E attenzione soprattutto all'eventualità di rompere a rialzo i 63, perché lì allora calano a picco le altcoin. Vediamo che succede, dipenderà tutto, presumo, dai capricci di Bitcoin. Di solito è così. Allora, vediamo se c'è qualche altra domandina bella calda. Vediamo un po'. Io nel frattempo scorro. Allora. Dunque. Per spam intendevo le domande copia e incolla ripetute 30 volte. Una volta si riusciva anche a scambiarci delle idee. Ora la chat è invasa di chi continua a inviare lo stesso messaggio. Ma io li banno uno alla volta adesso. Io li banno appena vedo una roba del genere, io banno, e banno vuol dire che poi non rientrano, non chattano più neanche le volte dopo. Quindi spero che serva come deterrente. Voi segnalateli, segnalate i commenti spam, perché io banno tutto. Quindi inizio un periodo di tolleranza zero verso chi spam. Allora, buonasera, ho visto che l'indicatore alt season ha passato il livello e quindi segnerebbe l'inizio delle alt season, essendo però creato con dati vecchi di 90 giorni, mi sembra questo significa tutto il contrario. Cosa ne pensi? Alt season già venuta? Beh, guarda, hai centrato il punto, ovvero il fatto che è un indicatore talmente in ritardo che di fatto va a vanificare il suo scopo. Cioè, se tu vai a calcolare l'alt season dicendo gli ultimi 90 giorni le altcoin hanno performato più di Bitcoin, probabilmente è già finita nel frattempo, perché è talmente riferita al passato che è un indicatore privo di senso. Quindi se si vuole perdere soldi conviene utilizzare un indicatore del genere, altrimenti secondo me conviene, ripeto, affidarsi alla dominance, che è più reattiva, con i giusti, cioè con i giusti accorgimenti, andando ad approcciarla in un certo modo. Ovviamente non è che dà segnali operativi, ovvero entra qui, esci lì, però mi dà un segnale sul trend in essere delle altcoin. Risponde a tutti tranne che a me, ragazzi, non ce la faccio fisicamente a rispondere a tutti, purtroppo. Cioè dovete o fare le domande all'inizio per essere letti per primi, oppure ogni tanto io vado a scorrere un po' su un po' giù, però capite bene che non riesco a fare le domande a tutti, cioè a dare risposte a tutti, mi dispiace. E dunque, leggiamo le ultime. Mi candido come tuo aiutante bannatore. Mi sa che ci sarà bisogno. Dunque, ti vogliamo bene, grazie mille, anch'io vi voglio un sacco bene. Il crollo di Bitcoin è colpa mia, ero entrato a 56.500. Bene, abbiamo capito il colpevole, diccelo quando entri la prossima volta, così facciamo l'opposto. Benissimo, vado a cercare l'ultima domanda. Ciao, che ne pensi di Electronium? Puoi controllare ETN e USD? Allora, di per sé è una coin che non mi dice niente, ma proprio niente, cioè non riesco neanche a capire a cosa serve, però ha pompato. Perché? Perché ha pompato? Non ve lo so dire, cioè è successo qualcosa, ditemelo voi, dai, qua entra, dovete dirmi qualcosa voi, aiutatemi, ditemi, l'ho guardato Cardano, non hai guardato Cardano. Anch'io se serve una mano mi candido come mod. Mi sa che potresti essere un gran bel candidato, tu che ci sei sempre. Termination Shock, mi sa che sei la persona giusta, ti contatterò. Dunque, su Electronium invece, ripeto, non ne ho idea. Puoi vedere Crone, abbiamo parlato all'inizio, quindi anche lì direi di riguardare la differita. Bene, Oxy e Fida, come li vedi? Sono tutti progetti interessanti, perché sono quelli che girano un po' nell'ambiente Serum, FTX, Solana, eccetera. Quindi soprattutto Oxy, ti dico la verità. Fida è, se non erro, è una sorta di interfaccia, è come se fosse un'interfaccia più comoda per usare Serum, ok? Con qualche automazione, qualche cosa in più, però il suo token non ho ancora capito bene a cosa serva. Mentre Oxy deve essere tanta roba, deve ancora crescere, ma tanta roba. È un'idea bella di fare un broker per il mondo della DeFi su Solana, e non solo, tra l'altro, quindi per semplificarne l'uso a qualunque utente. Amici, io con questo vi saluto.
Cosa ne pensi? Non riesco a smettere di leggere le vostre domande perché siete carichissimi, è allucinante. Cosa ne pensi di Cilic? L'abbiamo già vista prima, quindi anche tu guardati la differita. E ragazzi, che dire, come suggerisce qualcuno, il nostro Gesù Scripto, seguite i video su YouTube e il gruppo Telegram, la maggior parte delle domande le potete trovare lì. È vero, quindi io ve lo consiglio anch'io. Seguitemi su YouTube, trovate i link qua sotto con le grafiche ancora vecchie, non fateci caso, sono obbrobriose, ma fa lo stesso. Su YouTube trovate un sacco di video sulle più disparate cose, studiateveli che ne vale la pena, perché così anziché magari chiedere cosa devo fare, compro oggi, vendo domani, vi viene da pensarlo a voi, perché io vorrei trasmettere metodo, non segnali che sono una roba veramente insulsa e inutile. E poi su Telegram vi condivido notizie, analisi, tutto quello che mi passa per la mente, se c'è qualche promozione, qualche codice, qualche sconto, quelle robe lì vi condivido anche quelle, quindi seguitemi anche su Telegram, tutto gratuito, non vi chiedo un centesimo mai, non ve lo chiederò mai per queste informazioni. E su Discord, se volete, potete entrare per fare domande, per interagire con la community. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito, grazie anche a chi si è abbonato con Amazon Prime, lo potete fare gratuitamente, ma dovete rinnovarlo, ahimè, ogni mese, vi ricordo. E basta, direi che questo è quanto. Noi ci rivediamo venerdì e domani col video, mi sa, sulla chain di crypto.org, non .com, perché il nome è quello. State sul pezzo e ci vediamo presto.